Buonasera. Una partita comunque giocata a disaffetto di entrambe le squadre, ma si può dire che oggi si poteva fare qualcosa di più, anche se effettivamente l'arbitro non ha favorito molto tutte e due le compagini, perché comunque alcune decisioni anche in Serie A ci sono sembrate un po', ci hanno lasciato un po' perplessi, ecco, magari lei non gradisce molto quella degli arbitri, quindi, però glielo chiedo lo stesso, oltre a un giudizio sulla partita che... Per me, la partita a mio avviso noi l'abbiamo giocata nella maniera giusta, perché soprattutto nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente niente. Fino all'azione del rigore noi avevamo pieno possesso della gara, stazionavamo stabilmente negli ultimi 30-35 metri, abbiamo fatto tantissimi cross, non siamo riusciti a fare il raddoppio. Poi c'è stata questa situazione sicuramente non positiva per noi del rigore. La squadra si è rimessa sotto, ha avuto tante possibilità di tornare in vantaggio. Abbiamo avuto anche noi la situazione del rigore, poi è finita così. Però la prestazione, abbiamo giocato meglio oggi che non contro la SPAL, la prima partita di campionato. La squadra anche oggi ha dimostrato di essere la squadra vera, a mio avviso. Sì, buonasera. Mi chiamo. La partenza, insomma, in Perugia è partito in maniera abbastanza veloce, però insomma è un po' quello che ti aspettavi, no? Però insomma, abbiamo trovato anche il gol noi, poi come dicevo anche a vista, una partita un po' frenetica, no? Con tante occasioni, tante situazioni sono viste da una parte e dall'altra. Sono forse le partite che anche, come dici te, giocando abbastanza bene, soffriamo di più, soffriamo queste squadre un po' che ci riescono a prendere un pochino anche con la velocità. Allora, hanno avuto il gol che ha sbagliato Lisi, era fuori gioco. Avrebbero annullato, perciò non avete da considerare. Ora hanno avuto un'azione da gol col colpo di testa di lui. Nonostante il Perugia, secondo me, una squadra forte, allenata benissimo, è ben messa in campo, si gioca la partita. Non spero, questo va detto, non vorrei essere frainteso. Certo. Però meritavamo di vincere, perché noi non rischiavamo niente, c'è stato calcio d'angolo e poi si è interrotta la linea con il video, si è visto male. È quello che ti volevo chiedere, insomma. No, il rigore non c'è, io non ho nessun problema a dirlo. L'altra volta quando l'abbiamo preso, non mi ricordo che partita era. Con l'Ascoli, Con l'Ascoli ho detto che era rigore. Cioè, niente di... Si vedeva la velocità. Io questo dalla panchina non l'ho visto, sono stato zitto. Perché non vedendo non potevo protestare. E dopo quando sono tornato allo spogliatoio, io non ho capito. Perché? Ma non abbiamo capito nemmeno noi, no? Sinceramente. Però, detto questo, andiamo avanti. Noi potevamo fare gol dopo, non è un problema se gli danno rigore. Noi possiamo fare più gol, dobbiamo fare più gol. Mi auguro che finisca così con la partita di oggi, la striscia di arbitri all'Arena Garibaldi, arbitri. Siamo primi in classifica, secondi, non lo so, terzi, stasera dove finiamo. Penso che... Perché quando eravamo, negli anni passati, eravamo giù in classifica, c'era un capello altro di valore, di essere primi in classifica. Adesso eravamo primi, la settimana scorsa eravamo primi anche un'altra volta con la Cittadella, e in casa un'altra partita eravamo primi, tutti esordienti. Forse perché sanno che io sono così benevolo, non protesto mai, dico, vabbè, andiamo alla Lancia. I coglioni non li rompe sicuro, andiamo avanti. Ma io continuerò a non dire niente, non è quello. Io volevo fare la domanda chiedendoti se avevi visto qualcosa anche a favore nostro, perché insomma c'è stata la nostra protesta su quello che ha io quello penso, per dire io quello non l'ho io rivisto soltanto il loro rigore e il rigore non c'era. Tutte le altre situazioni non l'ho rivisto, perciò non le commento. Mi dicono che c'era il rigore su Touré, però. Certo. Chi me l'ha detto di parte, è il nostro dirigente, cioè, vale.
un passato. E a questo punto, visto che parliamo di statistiche e di rigori, tre rigori sbagliati su quattro, perché? Forse anche perché col VAR si attende tanto e quindi il giocatore che tira il rigore magari, non so, subentra un po' di pressione addosso, oppure un caso, poi non lo so se può spiegare, se c'è un'idea, ne avete parlato voi ragazzi? Di quando si tirava lo faceva, non so. Ah, vabbè. La verità. No, non so, il rigore si sbaglia, tirato e io l'ho parato. Non c'è una spiegazione sul discorso di rigore che ne abbiamo sbagliati tre. Adesso. Cioè, succede. Un caso, penso. Sì, anche tra l'altro lui li tira anche bene. Cioè, non fa niente, ha giocato una buonissima partita, sì. Luca oggi. Cioè. Sempre parlando di statistiche, Pisa da gennaio ha perso una volta sola in casa. Quanto è importante comunque, al di là dei dettagli, degli episodi a sfavore, mantenere questa continuità di rendimento in casa alla lunga in un campionato così livellato? No, è sicuramente importante, ma dobbiamo pensare anche che noi martedì, domenica abbiamo giocato una partita di grande intensità, oggi abbiamo fatto ancora 8 una partita di quel tipo, è importante la prestazione e la squadra l'ha fatta nella maniera giusta. Ripeto, nel secondo tempo il Perugia praticamente non usciva mai dalla propria metà campo, noi giocavamo con i due terzini al limite dell'area avversaria, poi c'è stata quella situazione del calcio d'angolo, il rigore. Mancava un quarto d'ora, abbiamo avuto oltre al rigore altre due situazioni importantissime, ma non siamo riusciti nella mischia a buttarla dentro, non so, abbiamo tirato un po' di fila. Domanda che faccio invece sulla prossima partita con Como, Pisa che chiaramente cercherà, immagino, di riconquistare i 3 punti, ma alla luce di questa gara, sono 5 giorni, non pensa di magari fare, forse è presto per dirlo, ma pensa di fare qualche cambio, oppure, visto che comunque molti hanno giocato proprio 2 gare di fila, oppure i 5 giorni bastano per recuperare? Potrebbero anche bastare, ma o meglio, bastano sicuramente, e vediamo sono questi giorni. Anche oggi hanno giocato, ha giocato qualche ragazzo che l'altro giorno a Brescia non è neanche entrato, è di Marsura, si è fatto subito trovare pronto. L'importante è che abbiano tutti quell'idea, cioè di rendersi utili quando vengono chiamati in campo. Cioè, insomma, la partita dove, come diceva anche D'Angelo, insomma, abbiamo creato tante occasioni, siamo riusciti anche nel finale, no? A fare che partita è stata. Ma la partita comunque anche al momento di occasione però complicata, no? Non è la Gimmi, se sbaglio. No, dici bene, nel senso abbiamo creato tanto dal primo fino alla fine. Loro sapevamo che giocavamo così in ripartenza e abbiamo cercato sempre di limitarli, spendendo a volte qualche fallo, ogni tanto ci è andata bene, qualcuno invece è stato munito, purtroppo anch'io. Però secondo me l'unica pecca è stata al secondo tempo di avere un po' più di pazienza nel girare la palla da una parte all'altra, perché gli spazi alla fine c'erano. Poi sinceramente gli episodi hanno condizionato molto la partita. Però sai, decidiamo noi gli arbitri, quindi non spetta poi neanche a noi giudicare l'arbitraggio. In merito, non so, dopo la partita un po' com'era il clima, visto che comunque si tratta di un'occasione in qualche modo anche persa, perché al di là, insomma, dell'arbitraggio eccetera, c'è stata anche l'occasione di farlo un altro gol, forse si poteva chiudere prima, non lo so. Sicuramente queste sono partite da chiudere prima. Le occasioni le abbiamo avuto e c'è il rammarico e il dispiacere, perché comunque abbiamo creato tanto, era giusto che questa partita la portassimo a casa e portassimo a casa 3 punti, quindi dobbiamo trasformare questo dispiacere e questo rosicare in voglia di lottare su ogni pallone a Como. Cioè, a questo punto, visto che abbiamo cominciato a parlare della tua fascia capitano, insomma, questa fascia dal primo minuto, le tue sensazioni? No, vabbè, penso sia motivo di orgoglio e sicuramente mi ha fatto piacere indossarla. Poi, sinceramente,
penso e mi piace anche avere più responsabilità e penso, che sì, penso di essere arrivato a un punto dove, dove posso meritarmene e posso, posso portarmene, cioè le spalle larghe ormai per subire anche questo, quindi motivo di orgoglio sicuramente. Grazie. Parlo una cosa veloce, io ho parlato prima con un angelo dei rigori, cioè un po' tu dice può capitare, no? Insomma sono 3 su 4 tirati come per differenziare. Li tiro anch'io, quindi a volte cioè, il rigore è una sfida prima di nervi innanzitutto, fra il portiere e comunque chi lo va a tirare, in genere l'attaccante nel nostro caso. Però penso, cioè, il rigore a parer mio è stato tirato bene, nel senso, il portiere poi ha fatto una gran parata, come aveva fatto una gran parata anche a Crotone su De Vitis, quindi non so, se sfortuna, non so, poi Lorenzo li tira sempre bene anche in allenamento, quindi a maggior ragione dove il portiere lo conosce, sono cose che succedono, dico, dispiace, però è così. Allora, ciao Davide, avete, tanto parto dal gol tuo, insomma, ovviamente fate solo gol belli, tutte le giornate non ce n'è uno obiettivamente capitato per caso, ma sempre cercato con grande intensità e abilità. Invece sulla partita è qualcosa da recriminare, si potevano fare 2 punti in più, oppure il risultato giusto, cosa ne pensi? Sì, volevamo vincere, penso che il primo tempo abbiamo fatto un buon tempo, secondo ci siamo abbassati un po', però insomma non credo che il Perugia abbia creato chissà quali occasioni. Mi dispiace per l'episodio del rigore contro, secondo me è chiaro che non c'era, o meglio non capisco perché l'arbitro è andato a rivederlo mentre il primo tempo non è andato a rivedere quello su Touré o su Luca. Però sono cose che capitano durante una stagione e noi dobbiamo andare oltre e adesso vogliamo andare a vincere domenica. È stata una partita molto, si diceva anche prima, con l'allenatore del Perugia molto combattuta, molto frenetica. Hai detto anche, insomma, parlato un po' degli episodi, ti chiedo proprio al di là di questo, insomma, quello che magari avete contestato più che altro è stato il fatto di non essere andati a vedere quello di Turenna, come dicevi te, non tanto se la certezza, ma dici nel dubbio valla a vedere, no? Ha fatto così quello nel secondo tempo, è un po' lì, no? la disparità che diceva. Sì, è questo, possiamo stare qua a parlarne tutta la sera, tanto ormai è successo, il dubbio rimane, noi ci dispiace perché lavoriamo tutta la settimana, siamo dei professionisti e queste cose non è che facciano piacere, però insomma dobbiamo andare avanti e guardare oltre. L'impatto è stato, insomma, tornare titolare dopo, insomma, anche le ultime prestazioni della squadra, è stata insomma una bella serie. Un bel ritorno subito e soprattutto insomma, il primo gol per il tempo che si è campionato. No? Sì, sono contento, sarei stato più contento se avessimo anche vinto, così cioè, arrivavamo da 3 vittorie di fila, era bello, c'era ancora più entusiasmo, però adesso pensiamo alla prossima domenica, questa la dobbiamo archiviare, ormai è passata e niente, cercheremo di andare lì e fare una bella partita. Ciao Davide, qualche settimana fa eri ospite a Nerazzurro e dicevamo che dovevi cercare più il tiro, lo dicevi anche tu. Credo che segnare così, ma giocata che provi spesso, sei ancora più soddisfatto di aver segnato così. Sì, sono contento, in allenamento la provo spesso, cerco di lavorarci, quindi sono contento che mi sia riuscito e spero di farne altri, spero di continuare a migliorare e di aiutare i compagni. La partita che sicuramente è stata anche condizionata dalle azioni arbitrali, non immagino, anche D'Angelo insomma un pochino si è, quindi si è un po' lasciato andare, perché dicendo che li mandano sempre esordienti, non, però lui non voleva commentarli, però comunque di fatto insomma, ci ha fatto capire che un po' di tutela il Pisa forse ne meriterebbe, non so tu cosa ne pensi in questo senso, e poi chiaramente un giudizio sulla situazione certamente positiva e sulla partita di stasera che comunque non so, 2 punti persi, perché?
perché è finita 1-1, se fosse finita 2-1 ne avremmo fatti 3. No, ti dico, hai fatto 3 domande in una. Io da un punto di vista degli arbitri è chiaro, alla fine ci sono i livelli, no? In tutto ci sono i livelli. E io da questo punto di vista tendo anche a comprendere la squadra arbitrale. Loro hanno tanti ragazzi, sono quelli più giovani, quelli meno giovani, quelli più bravi, quelli meno bravi, e ogni tanto debbono mandarti quelli meno bravi, e oggi quello meno bravo in una partita che è diventata complicata, perché poi le partite purtroppo non le comandi all'inizio quando fai la designazione, le partite vengono fuori con determinati episodi, determinate situazioni, non è stato in grado di gestirla, ma non per l'episodio. Cioè, è un arbitro che dal primo minuto al 90° ha sbagliato tutto, ma ha sbagliato tutto perché non era per il livello di questa partita, il che può succedere. E non è che, purtroppo, io, a me non piace soffermarmi su quello per un semplice motivo, e non dipende da noi. Noi dobbiamo pensare a quello che dipende da noi. C'era una persona che mi diceva sempre: se c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Se non c'è una soluzione, perché preoccuparsi? A questo non c'è una soluzione. Ci saranno le volte che capiteranno quelle importanti e capiteranno errori, le volte che non capiteranno. Chiaro è che oggi forse chi era nella stanza VAR avrebbe potuto aiutarlo, perché un arbitro esordiente che arbitra la prima classifica in uno stadio sempre importante, noto a tutti per essere uno stadio che comunque ti trascina nel bene, nel male, squadra avversaria, squadra di casa, cioè, nel senso, per noi è sempre un bene chiaramente, ma è uno stadio che ti tende a trascinarti e condizionarti, è normale che l'aiuto migliore che tu possa dargli è non stare a chiamarlo nel momento cruciale, quando per niente lo porti a fischiare un rigore e lo condizioni, lo porti a dare un rigore a noi che non c'è, lo porti a fare un'espulsione che non c'è, ma in generale la gestione della partita. Però ribadisco, è una questione di livelli, e se no tutti giocherebbero in Serie A, tutti farebbero gli arbitri di Champions League. E purtroppo la cosa che dice giustamente Luca, mister, ci sono capitati spesso qui a casa arbitri, il che vuol dire che spesso viene sottovalutato l'impatto dell'arena e di una potenziale prima in classifica. Invece su quello che dipende da noi, sono state due cose. Su quello che dipende da noi è chiaro, che purtroppo ci sono partite dove forse puoi meritare di più, altre dove puoi meritare meno. Oggi è un peccato perché la partita si era messa esattamente come l'avevamo preparata, siamo riusciti anche ad andare in vantaggio, poi purtroppo, come hai detto tu, due punti persi perché non abbiamo vinto e un punto guadagnato perché non abbiamo perso. Una cosa sugli arbitri finale, Luca, al di là del rigore che poi forse appunto è stato più maltrattato, lo vedo poco tutelato però. E a volte prendono probabilmente certi episodi quando noi ci arrabbiamo, è perché poi dopo, giustamente, come gli allenatori preparano le partite sugli avversari, gli arbitri preparano le partite sulle partite precedenti, e quindi è chiaro che se parte un trend dove Luca, come Cittadella, salta due volte e senza usare le braccia e viene espulso, allora chiaramente tutte le volte che salta e che gli altri non saltano si rischia poi di dargli fallo. L'importante è che capisca che non deve essere una colpa essere alto due metri, cioè la colpa è se usa le braccia male. Se invece gli altri non saltano e sono alti 40 cm in meno, non è una sua colpa. Questo speriamo che nel guardare, nel prepararsi le prossime partite, lo capisca. Io se posso velocemente sul discorso arbitrale, è vero come dici te che non dipende da voi, però ti chiedo proprio in particolare sugli episodi, sia quello me l'hai già detto del rigore loro, ma ti vado anche sui nostri, quello di Turenne il primo tempo, Andrea, l'altro. E non ti parlare dell'arbitro. Le due cose che ha fatto giusto sono quando ha fischiato all'inizio e quando ha fischiato alla fine. Non ha fatto più giusto niente. Ma nemmeno fino ha dato il minuto. Ma ribadisco, non è colpa sua.
No, ma non è neanche colpa del disegnatore, perché il disegnatore purtroppo ha i 25 arbitri che capita, se no dovremmo tutti iniziare a fare l'arbitro. Quando i bambini nascono non è che chiedono di fare l'arbitro, chiedono di fare il giocatore, quindi tutti fanno il giocatore, sono meno che fanno gli arbitri, quindi in base a quelli che gli capitano giustamente fanno delle scelte. Però a me non piace concentrarmi troppo su quello, perché purtroppo gli arbitri sono quelli, a volte capitano bravi e fischiano bene, a volte come oggi, fischiato l'inizio, fischiato la fine, tutto il resto in mezzo non ce n'è una buona, e quindi non è inutile stiamo a parlare. Vai, allora, se volete, tanto una volta che sono qua, ne potete fare anche qualcuno in più. Situazione generale molto positiva comunque di classifica, siamo primi chiaramente, e quindi mancando un mese alla fine del 2021, con possiamo dire quasi il mercato alle porte, non posso credere che tu oggi mi chieda del mercato. Perché ci stai già lavorando, non saresti, saresti sì, ma ci sto lavorando, se dicessi il contrario. Ci sto lavorando da settembre, quindi qualcosa è normale, ma tutti sempre lavoriamo, come lavoriamo sul centro sportivo, sullo stadio, sul mercato, sulla divisa della prossima stagione. Però non mi chiedi come sarà la divisa della prossima stagione. Vabbè, vedi. No, insomma, adesso scherzi a parte. Pensiamo, questa è anche una settimana molto delicata, e poi dicembre è il momento più importante dell'anno, perché poi alla fine hai il numero di partite consecutivo più lungo senza sosta. Noi avremo partite veramente delicate, penso a Como, penso a Lecce, penso al Frosinone, quindi concentriamoci su questo, perché abbiamo un gruppo che sta crescendo, sta acquisendo consapevolezza, e questi sono gli aspetti importanti da sottolineare al di là degli arbitri. È un gruppo che sta acquisendo consapevolezza, oggi è andato in svantaggio, ha avuto due o tre situazioni, è stato raggiunto, ha avuto due o tre situazioni per provare a vincere la partita, ha sbagliato un rigore, purtroppo non siamo fortunati sui rigori, e da questo punto di vista io credo sia questo che deve darci la soddisfazione, il percorso di crescita che sta facendo questa squadra. Io ve l'ho sempre detto, sin dal primo giorno venivo a parlare dal 4-0 a Carrara e via discorrendo, cioè il nostro percorso è un percorso dove dobbiamo continuamente cercare giorno dopo giorno di migliorare. Questo è il nostro aspetto più importante. Il miglioramento lo stiamo facendo, c'è un miglioramento tangibile e oggettivo sia rispetto alla scorsa stagione sia rispetto a quella precedente. Questo deve essere quello su cui ci dobbiamo focalizzare e aiutare tutti questi ragazzi a crescere giorno dopo giorno. Poi dopo il mercato, quando arriverà, se riterremo di dover fare qualcosa, sicuramente lo faremo, come poi lo abbiamo sempre fatto, ma non è per noi oggi una priorità. Per noi oggi la priorità è recuperare le energie e giocare la partita con il Como, perché quella è la cosa più importante a cui dobbiamo pensare da domani tutti. In questo percorso di crescita, dalla partita di stasera, qual è la cosa che ti è piaciuta di più della squadra e quella che ti piaceva di più? Ma te l'ho detto prima, è una squadra consapevole, cioè una squadra che ha aggredito la partita, una squadra che ha iniziato col piglio giusto, è una squadra che non ha sottovalutato l'avversario, che aveva tante assenze, ma era comunque un avversario forte. È una squadra che secondo me sta acquisendo la consapevolezza necessaria per fare un campionato importante. Poi è chiaro che tutti i giorni dovremo comunque migliorare, perché anche stasera ci sono aspetti che indubbiamente noi potremo migliorare e che andremo a migliorare. Però è una squadra che sta diventando consapevole, un gruppo di ragazzi in gamba, intelligenti, che ci tengono, che hanno capito. Anni fa, per un pareggio in casa, saremmo andati negli spogliatoi col sorriso. Stasera negli spogliatoi c'era grande amarezza, e questo è uno degli aspetti che abbiamo migliorato negli anni. Si può dire che sei contento se la squadra lancia la mano in bocca al primo posto? Ma io sono contento tutte le volte che non vinciamo la partita, se li vedo arrabbiati. Perché io, anche quando giochiamo partite importanti, sono arrabbiato se non vinciamo, perché questo secondo me è creare una mentalità vincente. Tutte le volte che uno non vince deve essere arrabbiato, perché in un campionato equilibrato come la Serie B l'equilibrio denota il fatto che tu abbia la possibilità di vincere tutte le volte. Se hai la possibilità di vincere tutte le volte, devi essere arrabbiato tutte le volte che non lo fai. Tutte le volte che ti accontenti e accetti il risultato che ti arriva, hai fatto uno step indietro. Invece lo step in avanti è essere arrabbiati tutte le volte. Ciao Francesco, che effetto fa tornare intanto qui da avversario? Una partita a
appassionata, l'ha definita anche Alvini. Tu cosa pensi insomma della gara di oggi, che ha visto le squadre comunque affrontarsi, diciamo, alla pari? Sì, sì, innanzitutto è stata un'emozione incredibile tornare qua. Io ho fatto 4 anni, mi hanno fatto sentire subito a casa, e ogni volta che c'avevo un po' di gara, un po' emozionato. Poi volevo ringraziare la curva, tutti i tifosi, perché per quello striscione è stata veramente un'emozione forte. Poi, per la verità, mi sono emozionato veramente tanto, anche perché una piazza come Pisa che lasci un segno così è una cosa per me molto molto importante. E sull'altra domanda che mi hai fatto, sì, è stata una partita dove abbiamo affrontato tutti e due a viso aperto, e secondo me ce la siamo giocata alla pari, è una grande Pisa, e quindi siamo contenti di portare a casa questo punto. Grazie. Ciao Francesco, Alessio Tolfoni di acpianucia.com. Tanto complimenti per la vostra prestazione. Il Perù sembra esaltarsi in situazioni di emergenza. Sì, oggi mancavano tanti giocatori importanti per noi, però secondo me quelli che hanno giocato hanno fatto molto molto bene. Questo è anche il merito del mister, che ci fa sentire tutti importanti. Siamo un gruppo molto coeso, quindi possiamo dire la nostra, il nostro primo obiettivo è la salvezza, quindi dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile. Ultima domanda, un appunto del tiro che poi ti è capitato tra i piedi il primo tempo, dopo 3 minuti, che l'emozione è stata... Arrivato là, ho provato a angolarla, ho visto che Nicolas mi ha bloccata bene, quindi ho provato a tirare subito, ma è uscita, e quindi è stata... Io ho pensato che lo faccio, però alla fine è andata fuori, è stata... La tua vecchia curva ti ha... La vecchia curva non l'ha voluta. Sì, ma grazie. E che Pisa hai visto invece? Pisa è forte, Pisa ha giocatori importanti, anche perché secondo me se stanno là c'è un motivo, cioè... Quindi noi siamo venuti qua, volevamo fare la nostra partita, e secondo me abbiamo giocato